Donna uccisa in albergo in Val di Vara, il marito 57enne fermato in Lunigiana. Si dimette la presidente della Commissione Cultura a Carrara, divergenze sul modus operandi. Lavori straordinari, Nausicaa rimuove discariche abusive nei paesi a monte. Quindicesima edizione del premio letterario Battilibro, gli elaborati premiati con buoni spesa. Albero sociale decorato con gli addobbi fatti da bambini degli asili comunali. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca altro femminicidio. Donna uccisa in albergo. Il marito 57enne fermato in Lunigiana mentre fuggiva. Trovate sul corpo della donna profonde ferite, inferte con un'arma da taglio. È stata trovata senza vita questa mattina Rossella Cominotti, 53 anni di Cremona, in una camera da letto di un hotel a Carrodano, in Val di Vara. A trovare il corpo è stato il personale dell'albergo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che secondo le prime informazioni avrebbe trovato profonde ferite inferte con un'arma da taglio. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava nell'albergo da circa una settimana. Marito e moglie sarebbero dovuti ripartire oggi. Rossella, insieme al marito Alfredo Zenucchi, gestiva da circa un anno un'edicola di Cremona. Le forze dell'ordine stavano cercando da questa mattina il marito di Rossella, Alfredo Zenucchi, 57 anni, di Bergamo. L'uomo era fuggito su una Citroen bianca. L'auto è stata avvistata stamani sulla via Aurelia. Intorno all'ora di pranzo, la svolta. Zenucchi è stato fermato dai carabinieri di Pontremoli in località Terra Rossa, nel comune di Licciananardi, al confine con quello di Aulla. È stato fermato a un posto di blocco che era stato organizzato a seguito di avvistamenti della sua presenza nella zona. Sarà inviata lunedì al governo la relazione con la ricognizione degli interventi di soccorso alla popolazione e alle somme urgenze legate all'alluvione che ha colpito le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Massa Carrara a novembre scorso. La relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi, tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze. Allegata alla relazione c'è la stima dei danni complessivi ai privati e attività produttive, elaborata da IRPET, che calcola i danni di quasi 2 miliardi di euro. Il governo può dare le risorse in ogni momento e la relazione è svincolata. Finora sono arrivati 5 milioni e sono stati impiegati nelle somme urgenze. Ammonta a 1 miliardo e 890 milioni di euro la stima del danno economico potenziale subito da famiglie e imprese per gli allagamenti che hanno colpito le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. L'alluvione ha coinvolto 10.382 imprese. Infine, per gli edifici pubblici in Toscana sono 106 quelli che sono rimasti coinvolti dall'alluvione: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo ed 1 a Grosseto. Per la quantificazione del danno sulle abitazioni e sui beni durevoli delle famiglie, il danno complessivo subito è quantificabile a 588 milioni di euro. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, il danno complessivo subito è pari a 70 milioni di euro, calcolando gli interventi necessari al rifacimento degli edifici pubblici, diversificando i costi di ripristino fra le aree più danneggiate. Per quanto riguarda le imprese, la stima operata è relativa ai danni diretti, indiretti e indotti prodotti dall'alluvione e il totale è di 1,2 miliardi di euro. Il settore agricolo, per la quantificazione del danno, è di circa 39 milioni di euro. Lunedì si terranno le operazioni di recupero dell'elicottero caduto a Fontia il 27 ottobre. L'elicottero verrà spostato, il relitto verrà portato in un hangar e ricostruito per consentire all'ENAC e alla magistratura di approfondire le indagini sulle cause del tragico schianto. In quell'incidente morì la giovane pilota di 28 anni, Naomi Maiolani, pilota esperta originaria di Faenza, che lavorava per un'azienda che effettua servizi di trasporto tramite elicottero. La Procura di Massa ha aperto un fascicolo sul caso. Per permettere le operazioni, l'11 dicembre è stata disposta la chiusura di Via Nuova di Fontia, nei pressi del confine con il comune di Luni, per poter procedere al recupero in sicurezza del relitto dell'elicottero precipitato in località Fontia. La chiusura avverrà dalle 9.30 alle 12 di lunedì 11 dicembre.
Il Partito Repubblicano Italiano di Massa ha espresso la sua contrarietà alla delibera assunta dal Consiglio Comunale di Massa che prevede l'insediamento di una grande società di vendita commerciale all'ingrosso nell'area ex Dalmine. Il PRI ha dichiarato di non condividere le parole del segretario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, il quale ha definito la variante Sogegros come il primo tassello di un futuro piano strutturale che punta all'apertura di tutto il territorio della zona industriale al commercio, all'ingrosso e al dettaglio. I repubblicani ribadiscono di essere contrari a insediamenti diversi da quelli industriali e artigianali se non adeguatamente concentrati. Secondo il PRI sarebbe opportuno, anche se non condiviso da loro, che l'amministrazione dichiarasse pubblicamente il superamento dell'area industriale e artigianale, poiché almeno indicherebbe ai cittadini la vera idea di sviluppo economico che l'amministrazione intende perseguire. Per questi motivi il PRI di Massa invita l'amministrazione a fare un passo indietro e a rivedere questa scelta. Il gruppo consigliare della Lega di Massa ha espresso soddisfazione sul lavoro dell'amministrazione persiana riguardo il nuovo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in pubblicazione dal 1 dicembre scorso. La novità di aumentare i punteggi che premiano i residenti nel territorio comunale da più di anni è un importante aggiornamento che consente di facilitare l'insediamento dei cittadini massiesi in graduatoria, a discapito di cittadini provenienti dal resto del mondo. Come ha ricordato la Lega, per la prima volta le domande che possono essere inoltrate entro il 31 gennaio 2024 potranno essere inviate solo digitalmente. Per tale ragione sono stati messi in campo strumenti volti a facilitare le operazioni per i cittadini con meno dimestichezza con gli strumenti informatici. È stato infatti stretto un accordo con i CAF locali per far sì che a titolo gratuito forniscano aiuto nella compilazione ed invio della domanda. Carrara. Si è dimessa la presidenza della Commissione Cultura Maria Mattei, probabilmente a causa del modus operandi dell'amministrazione. Mattei ha compiuto un gesto di grande dignità. Questo è il commento dell'opposizione. Un vero fulmine a ciel sereno ha scosso profondamente le basi della maggioranza targata Serena Righi a Carrara. Maria Mattei si è dimessa dalla presidenza della Commissione Cultura. Probabilmente per un continuo modus operandi che nel corso dei mesi non sarebbe piaciuto alla Commissione. L'ultima goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stata una delibera di giunta dove tra le righe c'è scritto che era stato fatto un passaggio informale in Commissione prima di posizionare la Venera Puana di Franco Franchi davanti all'Accademia di Belle Arti. Nella pratica però questa decisione sarebbe stata presa ai piani alti. Il sindaco Arrighi perde dunque un altro pezzo dopo l'addio della segretaria di gabinetto della prima cittadina, ovvero Marella Marchi, tornata al suo vecchio incarico, e le dimissioni nelle scorse settimane del segretario generale Corrado Grimaldi, che la sindaca si è limitata a commentare con motivi personali. Un gesto di grande dignità a fronte di una situazione insostenibile che non riguarda solo la Commissione Cultura. Questo è il commento del consigliere d'opposizione del Comune di Carrara, Massimiliano Manuel di Fratelli d'Italia e Simone Cafaz di Carrara Civica, dopo le dimissioni di Maria Mattei. I due consiglieri hanno spiegato nel dettaglio cosa è accaduto. In merito all'installazione dell'opera di Franco Franchi, sapevamo che l'amministrazione comunale aveva una differenza di vedute con l'Accademia e pensava di risolverla mettendo in mezzo la Commissione Cultura, hanno spiegato i due. Quando l'assessore Dazzi ha presentato l'argomento, all'unanimità le abbiamo detto che pur apprezzando l'opera del professore Franchi, non è la nostra competenza approvarne l'ubicazione e quindi esprimere un parere. Ebbene, nella delibera hanno invece scritto il contrario, parlando di un passaggio informale. Una cosa mai vista in un atto pubblico, attaccano i due consiglieri, ovvero scrivere il contrario di quanto accaduto, accompagnarlo con l'aggettivo informale, che è l'antitesi della correttezza amministrativa. E a giudizio dei due consiglieri, questa situazione non sarebbe la prima. Insomma, hanno continuato Cafaz e Manuel, le prerogative del Consiglio Comunale vengono sistematicamente violate dal sindaco e dalla giunta e questo non è più tollerabile. O il presidente Bottigi si sveglia e interviene in modo risoluto, hanno concluso, oppure saremo costretti a compiere azioni clamorose e rivolgerci al prefetto.
Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, è intervenuto dopo l'incontro con l'assessore regionale alla salute, Simone Bezzini, all'Assemblea della Società della Salute della Lunigiana. Ferri ha dichiarato che Bezzini non lo abbia convinto per niente. Secondo lui l'applicazione delle riforme, dei fondamentali servizi di emergenza, urgenza e continuità assistenziale sta producendo gravi danni. Per il sindaco le aspettative di miglioramenti e di riferimenti statistici esposti dall'assessore non rappresentano la realtà che si affronta ogni giorno. Per Ferri i servizi sanitari si possono centralizzare dove la popolazione è concentrata, ma si devono decentrare dove essa è distribuita, soprattutto nelle aree fortemente montane. Secondo il sindaco, l'assessore non ha fornito soluzioni ai problemi attuali. Per Ferri è sempre più evidente che la grande rivoluzione di cui la sanità toscana ha bisogno dovrà essere prodotta dai territori, partendo da proposte che restituiscano al più presto aziende più piccole e consentano di attribuire maggiore capacità di incidere agli amministratori locali e alla gente. Il presidente dell'Associazione Massa Città Nuova, Stefano Benedetti, è intervenuto a fronte delle polemiche di questi ultimi mesi a proposito della sanità pubblica della provincia. Benedetti crede sia necessario creare tra un movimento unitario e trasversale per affrontare le problematiche sanitarie di Massa Carrara. Per Benedetti questo è necessario poiché gli attuali partiti di governo, oggi che sono al potere, non si interessano più della salute dei cittadini e coloro il sindaco di Massa, Francesco Persiani. Benedetti ha voluto denunciare quelli che a suo dire sono errori irreparabili nell'ambito sociosanitario, come la realizzazione della casa di comunità accanto alla stazione ferroviaria, le lunghissime liste di attesa, la carenza di medici e personale specializzato, la dimissione del monoblocco di Carrara. Benedetti conclude aggiungendo che al suo parere bisogna portare in piazza il popolo a manifestare contro tutti i partiti e per Massa in particolare contro il sindaco Persiani. Lavori straordinari per la rimozione di discariche abusive nei paesi a monte a Carrara. L'intervento è stato svolto da Nausicaa, il servizio. Nausicaa, la multiservizi partecipata del comune di Carrara, è stata chiamata in questi giorni alla rimozione di nuove discariche abusive che si sono formate nei paesi a monte. In particolare in località Tarnone, dove sono stati rimossi alcuni quintali di rifiuti abbandonati, molti dei quali costituiti da materiali facilmente recuperabili come vetro, plastica ed elettrodomestici. Come ha spiegato il presidente della società, Antonio Valenti, questo tipo di intervento, oltre a imporre continui interventi di pulizia, offre un'immagine distorta della città e dei monti. Secondo Valenti, lo spettacolo delle montagne e la bellezza caratteristica dei paesi sono troppo spesso deportati da piccole e grandi discariche, che testimoniano un'oncuranza ancora troppo diffusa. Questo avviene non solo in località Tarnone, ma anche in prossimità di altri cassonetti dietro gli anfratti, ma persino nelle gallerie e nei canali. Il presidente di Nausicaa ha inoltre ricordato un aspetto tecnico. Tutto ciò che deriva dalla rimozione delle discariche abusive diventa indifferenziato, anche qualora i materiali abbandonati fossero riciclabili. Un danno per l'ambiente e per le tasche dei cittadini, dati i costi elevati di smaltimento di quel tipo di frazione non riciclabile. L'indifferenziato, infatti, a differenza del passato, oggi ha l'obbligo di sostenere gli impianti di trattamento meccanico-biologico con relative tariffe a carico della collettività. Si paga quindi per la sua stabilizzazione in quegli impianti e si paga successivamente anche per lo smaltimento in discarica. Il tema dell'attenzione verso l'ambiente, ha concluso l'assessore alle partecipate Carlo Orlandi, gioca un ruolo fondamentale nella sfida della sostenibilità e dello sviluppo che la nostra comunità non può perdere. Una condanna ferma e decisa di ogni violenza, in particolare contro i più fragili come donne, bambini e anziani. È quella espressa in maniera unanime dai partecipanti al convegno organizzato dalla presidente di Aga Carrara e Fosdinovo, Laura Menconi, nella sala di rappresentanza del comune di Carrara. Un incontro che ha fatto un ponte fra la storia del comune, partendo da Artemisia Gentileschi con una relazione curata dalla pittrice Gloria Michela Rustighi. D'altronde, Artemisia Gentileschi rappresenta un simbolo dell'arte contro la violenza sulle donne, visto che la stessa pittrice subì a sua volta violenza da parte del suo maestro di disegno, amico del padre, e affrontò un processo sul caso che all'epoca divenne più che altro uno strumento per diffamare la stessa artista. Ha preso il via la 15ª edizione del premio letterario Battilibro. Il tema di quest'anno sarà la partecipazione di femminile al Risorgimento italiano. Ha preso il via la 15ª edizione del premio letterario Battilibro, promosso dal Circolo Culturale Enda Sedera di Massa in collaborazione con l'Associazione Mazzignana Italiana.
confermata la formula sperimentata nella precedente edizione. Dopo aver individuato un tema da approfondire, viene organizzato un incontro fra uno studioso della materia e i ragazzi. Successivamente, gli studenti devono elaborare un resoconto e, dopo la valutazione degli iscritti, saranno premiati i migliori con buoni spesa da 100 euro l'uno da utilizzare in libreria. Dall'anno scorso, come Associazione Mazziniana Italiana, collaboriamo assieme poi al Provveditorato agli Studi, alla provincia di Massa Carrara, alla Domus Mazziniana di Pisa, che è il museo casa in cui è morto Giuseppe Mazzini, e ogni anno facciamo lavorare gli studenti delle scuole superiori su un tema diverso. L'anno scorso era l'Europa, quest'anno è la partecipazione femminile al Risorgimento italiano, che però assume un tono, un elemento di attualità, visto anche quanto è successo in questi giorni con i casi di femminicidio e di violenza sulle donne. Cosa ci interessa fare? Che i ragazzi imparino a comprendere dalla complessità della storia quelli che sono i problemi che si vivono anche oggi e che lo facciano poi tornando in classe, discutendo sulla lezione di oggi e facendo dei temi degli elaborati che a marzo poi noi premieremo. La conferenza introduttiva è stata tenuta nella sala degli specchi di Palazzo Ducale da Alice De Matteo dell'Università di Salerno. Questa è la 15ª edizione del premio Battilibro, che sta diventando ormai un appuntamento fisso per le scuole superiori massesi. La formula l'abbiamo rinnovata, i ragazzi sono chiamati a confrontarsi sui contenuti della relazione di uno studioso. Quest'anno abbiamo chiamato la dottoressa Alice De Matteo dell'Università di Salerno, che approfondisce il tema del ruolo delle donne nel Risorgimento, in particolare, in particolare nei rapporti con Giuseppe Mazzini. Un premio che ci sta dando soddisfazioni, vediamo i ragazzi sempre molto, molto interessati. È un modo di conoscere la lettera, di approfondire alcuni aspetti poco noti della storia e della letteratura. E appunto abbiamo rilevato un'ottima preparazione dei ragazzi e ci auguriamo di poter proseguire su questa strada. La studiosa ha ricostruito l'ambiente nel quale si muovevano i patrioti e illustrato le figure di due donne molto legate a Giuseppe Mazzini, che dettero il loro contributo alla causa del Risorgimento attraverso il sostegno, sia materiale che affettivo e ideale, all'azione dei propri figli. Maria Drago era infatti la madre dello stesso Mazzini, mentre Eleonora Curlo Ruffini era la madre di Jacopo Ruffini, il miglior amico del pensatore genovese. L'incontro è stato introdotto da Michele Finelli, presidente nazionale dell'Associazione Mazziniana Italiana, e coordinato da Paola Bombardi, presidente del comitato scientifico del premio Battilibro, che era stato rappresentato anche dalla professoressa Laura Zocchi. Lunedì 11 dicembre alle 12, in fondo a Via Crispi a Forte dei Marmi, l'amministrazione comunale e primo cittadino Bruno Mursi inaugureranno un nuovo monumento. Un'ancora donata da Silvio e Tullio Tonini, realmente utilizzata nel passato per stabilizzare la nave a cui apparteneva e volta a rappresentare un pezzo di storia di Forte dei Marmi, altrimenti destinato all'oblio. L'ancora, segno di fermezza e di solidità, servirà a concretizzare e rendere immortale, solido come il suo ferro, il ricordo delle origini di Forte dei Marmi, le cui radici si intrecciano alla storia delle cave di marmo, dello spirito fortemarmino, legato a doppio filo al mare e alla vita marinaresca. Adesso restate con noi qualche istante di pubblicità. Stregatto, potresti dirmi per favore quale strada devo prendere? Tutto dipende da dove vuoi andare, Alice. Nel Paese delle Meraviglie. Allora è semplice. La strada è quella che ti porta a Abbey Garden. E percorrendo la lunga via Aurelia, Alice si trovò di fronte ad un giardino, ma non un giardino qualsiasi, proprio da Abbey Garden. Abbey Garden, esperti in fiori e giardinaggio. Dall'8 al 17 dicembre torna da Abbey Garden la festa dell'orchidea. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia.
tu. Itannuore! Tutto il bello del fare. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. L'albero sociale prende vita sotto il municipio di Massa. L'abete, decorato con gli addobbi fatti dai bambini degli asili comunali, è stato inaugurato ieri. L'albero sociale prende vita sotto il municipio di Massa ed è stato inaugurato ieri alla presenza degli assessori Francesco Mangiaracina e Monica Bertoneri, Sofia Stagi del Centro Aiuto alla Vita e Maria Giovanna Guerra del Telefono Azzurro. Quest'anno siamo, grazie all'assessore alle politiche sociali, siamo stati coinvolti anche noi in questa bellissima iniziativa e abbiamo così potuto addobbare questo albero anche con il nostro logo, di cui noi siamo molto orgogliosi. La nostra associazione ovviamente aiuta le madri in difficoltà e i loro bambini fino a 3 anni e quindi riteniamo di aver avuto un posto d'onore su questo albero. E ringraziamo quindi il Comune e soprattutto l'assessore alle politiche sociali di questa iniziativa e di questo nostro coinvolgimento. Anche Fondazione Telefono Azzurro ha voluto partecipare con 2 addobbi realizzati dai bambini che frequentano la ludoteca all'interno della casa di reclusione di Massa. Buon Natale a tutti da bambini. L'abete è stato decorato con gli addobbi realizzati dai bambini degli asili comunali in collaborazione con i servizi sociali del comune. Tra i piccoli che hanno creato gli addobbi c'è anche il Borgo dei Bambini, il Centro Duna e la cooperativa Compass. Anche quest'anno, sotto l'atrio del Comune di Massa, l'albero del sociale del Comune di Massa, quest'anno condiviso anche con l'assessorato all'istruzione, la collega Monica Bertoneri, hanno contribuito a questo albero che quest'anno è l'albero dei bambini, con i propri gadget realizzati da tantissimi bambini, il Centro Aiuto alla Vita, il Telefono Azzurro, il Borgo dei Bambini, alcune classi di alcuni asili nido, quindi presentiamo anche questa mattina il nostro albero del sociale proprio qui
sotto all'atrio del Comune di Massa. E ringraziamo tutte le associazioni che hanno voluto collaborare con noi nella realizzazione di questo albero, soprattutto tutti i bambini che ci hanno tenuto a preparare questi gadget, questi addobbi che sono stati inseriti nel nostro albero di Natale. Un'iniziativa, ha concluso l'assessore Mangiaracina, che ci rende orgogliosi di tutti i bambini che hanno partecipato, autori di un progetto che li ha visti impegnati nella creazione di queste piccole opere. Il consueto appuntamento con la rubrica Da parte dei consumatori, realizzata in collaborazione con la Conf Consumatori, in onda ogni venerdì, sarà posticipato a domani, sabato 9 dicembre. Questa notte l'artista Girolamo Ciulla, 70 anni, è venuto a mancare nella residenza sanitaria di Villa Ciocchetti a Pietrasanta. Cittadino onorario della piccola Atene dello scorso aprile, scultore siciliano si era trasferito in Versilia nella seconda metà degli anni Ottanta e qui da allora ha continuato a vivere lavorando presso la bottega versiliese di Pietrasanta, con una spiccata predilezione per il travertino. Giovannetti ha già dato il proprio assenso alla richiesta dei familiari di tumulare le spoglie del maestro nello spazio riservato ai cittadini illustri di Pietrasanta, all'interno del cimitero urbano, dove riposano fra le altre anche gli artisti Fernando Botero e Igor Mitorai. Domenica 10 dicembre si terrà una manifestazione nella sede del Comitato Locale della Croce Rossa di Albiano Magra Lunigiana. L'evento sarà dedicato all'inaugurazione di un'ambulanza moderna e attrezzata di Fiat Ducato per il soccorso. Il programma prevede i saluti del presidente regionale della Croce Rossa Francesco Caponi e del comitato locale Maria Peroni insieme alle autorità e ai sindaci di Aulla e Podenzana. Dopo la cerimonia di inaugurazione ci sarà una sfilata per le vie del paese e successivamente un rinfresco di benvenuto nella sede del comitato. Il presidente Maria Peroni ha poi presentato le attività del comitato illustrando il bilancio dei mezzi a disposizione, tra cui 3 ambulanze per il soccorso 112, 2 doblò attrezzati per il trasporto disabili, 3 Panda o un'auto Peugeot, 2 pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili e altri mezzi. Sono in arrivo 120 strenne di Natale da consegnare alle 4 Caritas della provincia di Massa Carrara e a realizzarle sarà la cooperativa La Rocca per il conto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Per il terzo anno si conferma il solidalizio ancora più importante in un momento come questo in cui la cooperativa La Rocca è stata messa in liquidazione e rischia la chiusura definitiva. Sono state dunque ordinate alla cooperativa La Rocca il confezionamento di 120 strenne di Natale con prodotti tipici del territorio, grazie anche alla collaborazione di alcuni produttori della provincia, che saranno poi donate alle 4 Caritas della provincia fra la Costa e la Lunigiana, che le consegneranno a loro volta alle famiglie bisognose. Bevande calde ed esotiche con storie curiose alle spalle oppure grandi classici che fanno parte della nostra tradizione. Inizia questa sera e vi terrà compagnia fino a Natale la rubrica Natale in tazza, un viaggio alla scoperta delle bevande che ci scaldano e ci accompagnano nelle festività natalizie. Ilaria Borghini. Ogni anno, insieme alle lucine colorate, agli addobbi e alle canzoni di Michael Bublé, arrivano anche loro. Bevande deliziose, profumate e fumanti, da sorseggiare per strada in occasione degli acquisti natalizi o anche a casa, per coccolarci accanto all'albero di Natale. Liquidi caldi ed esotici, con storie curiose alle spalle, oppure tradizionali. Sono davvero diverse le bevande tipiche del periodo natalizio e ogni paese ha le sue preferite. Partiamo dalla prima bevanda. Noto come Glühwein dal tedesco, Vin Schaud in francese, Mulled Wine in inglese, il Vin Brûlé è forse la bevanda calda più rappresentativa della stagione natalizia. Si prepara usando vino rosso, in Veneto si usa quello bianco, zucchero, cannella e chiodi di garofano e per i più esigenti anche limone, anice stellato e pezzetti di mela. È diffuso in moltissimi paesi europei che lo consumano durante tutto il periodo dell'Avvento. L'aggettivo brûlé indica quindi un vino bruciato e cotto e la sua storia è davvero antica e fa scalo nell'antica Grecia e a Roma, dove al vino veniva aggiunto miele, resina e spezie in genere. Il vinum conditum dei Romani, in particolare, era un sistema che serviva a rendere il vino semplicemente bevibile, visto che all'epoca i sistemi di vinificazione erano piuttosto rozzi.
Nel Medioevo, poi, i monaci ingentilivano il gusto pungente dei vini con spezie, erbe aromatiche e anche erbe medicinali e veniva offerto a fine pasto come digestivo. Al convento dei Cappuccini una bella serata di dialetto massese, con Cuscia ne sarei mai soli, di Fabio Cristiani, e poesie folle sentimenti di una massa che a me pare anche a mo bella, di Dino Eschini, due libri editi da Tara Editoria e inseriti nella collana Dialetto Ieri e Oggi. L'appuntamento è per domani alle 17 nel salone del convento dei Cappuccini a Massa, ospiti dell'associazione Padre Damiano da Bozzano con l'associazione culturale Insieme. E adesso vediamo chi sono i festeggiati di oggi. Sul palco del Teatro degli Animosi di Carrara, mercoledì 13 e 14 dicembre alle 21, si terrà lo spettacolo musicale che porta le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un'icona per molte generazioni, che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. La regina della TV italiana è interpretata da una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano, Beatrice Baldaccini. Lunedì 11 dicembre alle 11 sarà inaugurato Digit Forte, il nuovo centro di facilitazione digitale promosso dalla Regione Toscana grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanziati dal Dipartimento della Trasformazione Digitale. Il servizio è finalizzato a fornire supporto ai cittadini nell'utilizzo autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie digitali, in modo da semplificare il rapporto con le amministrazioni pubbliche. Quello di Forte dei Marmi avrà sede presso Villa Bertelli negli spazi dell'Informa Giovani e sarà gestito dalla cooperativa sociale Cassiopea. Sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il lunedì dalle 15 alle 18 e il mercoledì dalle 15 alle 17.30. Adesso vediamo insieme le previsioni meteo dei prossimi giorni. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per sabato 9 dicembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare poco mosso. Domenica 10 dicembre, nuvolosità intensa, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare mosso. Nei giorni successivi, cielo nuvoloso, temperature in aumento, venti deboli o moderati, mare mosso. Per aggiornamenti www.meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! L'edizione del nostro telegiornale termina qui. Vi auguro una buona serata.